nostro gruppo Vibeco si occupa da 20 anni di smaltimento di rifiuti industriali e non, di terre da bonifica e quant'altro. In questi 20 anni abbiamo sviluppato esperienza anche di intermediazione commerciale di rifiuti e abbiamo 6 impianti, di cui 2 discariche e 2 impianti di trattamento e recupero. Ci siamo specializzati nel recupero delle materie, addirittura arrivando a fare delle materie prime e secondarie per l'utilizzo di calcestruzzi, come possono essere blocchi, mattoni e quant'altro. Questa è stata una ricerca fatta in collaborazione con aziende leader nel settore dei manufatti e da lì è partito tutto quanto un percorso dove ci ha portato ad avere delle esigenze alle quali per sopperire ci siamo fatti venire delle idee intelligenti, per soprattutto minimizzare il tempo per le ricerche, per trovare i punti giusti dove smaltire, per trovare i partner, e da questa esigenza Vibeco ha messo a disposizione tutta la sua esperienza per crescere in questo campo che è quello informatico. Tutto questo ci ha portato ad avere delle esigenze diverse, come quella di crearci un motore di ricerca per velocizzare i tempi degli operatori nel trovare soluzioni alternative che noi non potevamo dare nel trading, nella commercializzazione dei rifiuti. E ci siamo creati questa applicazione che si chiama Chair Manager. Come funziona il Chair Manager? Il Chair Manager è una piattaforma dove sono caricati tutti i dati di tutte le aziende che possono dare un servizio per lo smaltimento dei rifiuti e si possono cercare con un semplice click sul telefonino inserendo o il codice CER o il nome del rifiuto o il punto di destino dove si vuole mandare il rifiuto, quindi se sei a Pisa cerchi su Pisa, se sei a Milano cerchi su Milano. Tutto questo era molto difficile prima perché le autorizzazioni che si utilizzano sono corpose e piene di codici e uno non può saperle tutte a memoria. Questo l'abbiamo fatto perché già noi che siamo proprietari di solo 6 autorizzazioni non ricordavamo tutti i nostri codici CER e tutto quello che potevamo fare in modo immediato. Adesso con un click sul telefonino hai immediatamente la risposta anche a te stesso, a quello che puoi offrire tu o chi può offrire per te. Questo può essere comodo anche per chi fa ufficio acquisti, che adesso si mette nel mondo di internet senza capire, scrive rifiuti, gli vengono fuori 1000 aziende e niente di specifico per quello che sta cercando lui. Col Chair Manager mette il nome del suo rifiuto, la zona in cui gli interessa o la zona di dove deve partire e da lì vengono fuori tutti gli impianti presenti nella sua zona o tutta Italia, tutto quello che può essere necessario e così può mirare molto più velocemente la sua ricerca del fornitore. Per chi invece fa il normale trading è abbastanza utile per cercare in casi eccezionali velocemente un nuovo fornitore oppure sapere se quel fornitore è attrezzato della giusta autorizzazione o del giusto codice CER per fare la sua ricerca. Questo è il Chair Manager. Chair Manager serve a dare anche più visibilità agli impianti presenti su tutto il territorio nazionale. Aprendo il Chair Manager viene fuori la scheda descrittiva dell'impianto dove viene descritte tutte le attività che può fare quell'impianto, l'analisi che ha bisogno per ricevere, il codice di cui è titolare l'impianto e tutti i riconoscimenti di trattamento dedicati a quell'impianto. Quindi quando uno cerca qualcosa può anche dire che tipo di destino vuol dare al proprio rifiuto, se vuol dare il recupero, se vuol dare lo smaltimento, se ha un tipo di trattamento particolare che deve affrontare il suo rifiuto. Chair Manager serve anche questo, a dare la giusta visibilità agli impianti, perché oggi è solo una pubblicità quella che c'è sul mercato, ma non spiegano mai dettagliatamente cosa possono fare a livello tecnico. Chair Manager aggiunge questo. La nostra missione aziendale è cercare di migliorarci tutti i giorni, qualificandoci, affrontiamo tutti i giorni certificazioni nuove, ognuno di noi che fa parte del gruppo, cerchiamo di sensibilmente di migliorare le proprie capacità, cerchiamo nuovi progetti, a volte li realizziamo, a volte proviamo a farli e poi non funzionano, ma comunque ci proviamo. Diciamo che nel nostro obiettivo c'è quello di dare un servizio a 360 gradi, dalla ricerca del rifiuto al trattamento del rifiuto, come impianti e gruppo Vibeco cerchiamo di dare il servizio di smaltimento adeguato alla nostra tipologia di clienti. E nel futuro c'è quello di fare un gruppo di persone capaci, come già lo è, un po' più improntato anche sulla parte softwareistica, che è quella che nel nostro settore oggi
non è molto presente nessuna azienda.